Salve a tutti e benvenuti nel mio laboratorio. Vi faccio vedere gli elementi che compongono il mio centrotavola e quindi che cosa dobbiamo, avere per poterlo realizzare. Sicuramente la struttura iniziale è costituita da una, base in legno rotonda come questa, a cui è stato applicato un ferro a forma di mezzaluna, semplicemente tenuto dalla colla a caldo. Poi avremo bisogno di una spugna per fioristi, tronchesina e quindi coltellino per sagomarla. Avremo bisogno di rami di pino, sia innevati che non, però questo de gustibus, con delle bacche. Questi elementi potrebbero essere anche elementi naturali. In questo caso usiamo quelli artificiali, però anche gli elementi naturali, anzi, sono ancora più belli. Poi avremo bisogno di colla a caldo, colla aceto vinilica, nonché di una macchina per cucire al fine di realizzare le stelle di Natale. Poi questi sono gli elementi invece che ci serviranno per realizzare i decori. Sicuramente la nostra Cameo con le sue tre lame autoblade, rotary per il tessuto e dip per la gomma Eva. Invece per realizzare le stelle di Natale abbiamo bisogno del panno Lenci, c'è questo glitterato che è molto bello ma anche quello semplice. Poi c'è la gomma piuma per gli anemoni, termotrasferibile per le decorazioni sul tessuto, vinile per le decorazioni sulle palline che andranno adornare e quindi a completare il nostro centrotavola. Poi cartoncino, nonché tutte le attrezzature tipo forbice, uncino spellicolatore per il termo e il vinile e application tape. Bene, adesso veniamo quindi alla realizzazione del centrotavola. Andiamo quindi a sagomare la spugna da fioristi. Diamo una forma un po' rotonda nella parte alta in modo che si conforma alla rotondità della base in legno. E andiamo ad applicarla sul legno con della semplice colla a caldo. Pigiamo per bene per farla aderire. Ecco qui. Adesso utilizzeremo questi rametti di pino per iniziare a decorarli, iniziando dal basso e poi andando verso l'alto. Iniziamo da questi rametti e in modo circolare si forma la base. Ho dei rametti sia innevati che non. Metto alla base quelli non innevati e poi man mano vado a riempire con quelli innevati e continuo. Bene, abbiamo fatto questa base. Le decorazioni però sono dei gustibus. Io sto utilizzando delle bacche rosse con questi rami innevati e non, però ognuno può mettere quello che più gli aggrada, che più gli piace. Si possono inserire anche delle bacche dorate e così via, come anche altri elementi naturali come le pigne, che sono, diciamo, molto belle per un centrotavola natalizio. Quindi, formata in questo modo la base, andremo a decorare invece la parte alta del ferro con questi rametti innevati. Eccoli qui, questi rametti sono finti, tuttavia si possono realizzare anche questi manualmente con dei rami di bambù come questi e spruzzarli con la colla a caldo. Mettere della neve finta oppure dei residui di polistirolo e si ha questo effetto. Ma lo ripeto, tutto ciò può essere realizzato anche con elementi naturali.
Ecco, ho inserito sempre alla base e il rametto me lo vado a girare intorno al ferro. Tengo fermi i rametti che sporgono con del filo della lenza. Stiamo tagliando il panno lenci con la rotary blade e il tappetino ad alta ritenzione. Questo panno lenci servirà a realizzare le stelle di Natale ed è di un bellissimo colore rosso, un rosso abbastanza forte, con gli strass. Adesso invece stiamo utilizzando il panno lenci bianco con strass per fare un'altra stella di Natale di colore bianco. Utilizzeremo sempre all'occasione la lama rotary e il tappetino ad alta ritenzione. Poi faremo le foglie invece con questo panno lenci verde muschio. Dopo aver tagliato i vari petali con il panno lenci rosso e bianco, con il panno lenci verde tagliamo le foglie e ne abbiamo fatte 4. Due per la stella di Natale rossa, che è un po' più grande, e due per la stella di Natale bianca, che è un po' più piccola. Con la macchina da cucire cuciamo, pieghiamo in due la foglia, così come abbiamo fatto per i petali, e diamo una cucitura proprio al centro, nella parte retro, insomma, della foglia. Questo per darle una forma più tridimensionale, un po' più sopraelevata, quindi in modo da rendere più bella, più carina la nostra stella di Natale. Ed è abbastanza semplice, perché pieghiamo, ripeto, in due la foglia e la posizioniamo qui sul bordo proprio della piegatura. Andiamo a fare una cucitura partendo dalla parte centrale della foglia. Ecco qui, uno. Ecco qui l'effetto. Cerco di... Ecco qui. Si dà una forma più tridimensionale. Facciamo quindi nella stessa modalità che altre. Ripeto, questa è più grande per la stella di Natale rossa, più piccola per la stella di Natale bianca. Taglio effettuato con, andremo a tagliare anche i fili, taglio effettuato con la lama rotary della Cameo. Taglio bene. Idem, andiamo per gli altri e poi assembliamo i fiori. Ecco qui le nostre foglie. Passiamo ora all'assemblaggio dei fiori. Ora procediamo quindi a cucire le due foglie in questo modo. Basta ago e filo e fare un paio di punti in modo da tenerle insieme. Ecco qui. Allo stesso modo cuciamo i petali
i petali invece saranno assemblati uno vicino all'altro e poi chiusi. Questo sono i petali più grandi e questi più piccoli. Una volta ottenuto ciò, procediamo con la colla a caldo per tenerli bene insieme. Uno, mettiamo al centro della base. E facciamo in modo che le foglie vanno ad inserirsi tra un petalo in modo che siano visibili in questo modo. È preferibile che il colore del filo sia uguale al colore del panno lenci, questo per evitare che si possa poi vedere. Qui. Poi una semplice decorazione, una pallina glitterata oro, in caso la andiamo a posizionare al centro. Pronta la nostra prima stellina. Ecco qui. Idem per l'altra. Con il filo andiamo a tenere ferme le due foglie che verranno inserite tra un petalo alla base dei petali. Basta un semplice punta di ago, perché poi sarà la colla a caldo che li terrà ferme. Mettiamo alla base del primo strato, del primo giro, sempre colla a caldo e posizioniamo il primo giro sulle foglie. Idem per il secondo. Posizioniamo. Il secondo giro si va ad intersecare nei vuoti del primo. Schiacciamo bene al centro, così le foglie si tendono ad alzare, ma ripeto, la forma tridimensionale è data dalla cucitura centrale sul retro del petalo. E mettiamo adesso la pallina centrale di decorazione. Ecco qui, pronte le nostre stelline di Natale. Passiamo ora agli anemoni, per i quali utilizzeremo una gomma piuma, tipo una gomma Eva molto leggera. Bene, con la gomma piuma abbiamo tagliato 5 petali più grandi e 5 più piccoli per formare il nostro anemone. Questa sarà la base. Mentre la cameo ci taglia il centro, diamo una forma agli anemoni. Semplicemente pigiando con le mani all'interno ci diamo una forma un po' più curva. Con la semplice colla a caldo, questo è un file dello store della Silhouette, andiamo a sovrapporre le due parti, così avremo la forma più alzata, tridimensionale. Idem procediamo con gli altri petali e poi li assembliamo così come per la stella di Natale in pannolinci. Basta un pochino di colla su una delle parti e sovrapporre l'altra parte tagliata. Quindi, una volta assemblati tutti i petali, si fa il centro
Il centro è costituito da questi pistilli realizzati con il cartoncino nero. Semplicemente si avvolge intorno e con una punta di colla a caldo si chiude. Questo è un file, ripeto, dello store, che si compone di 5 petali esterni, 5 petali più piccoli interni e da questi pistilli neri. Si può realizzare sia con la gomma piuma nera, in questo caso ho utilizzato il cartoncino perché ha una forma un po' più rigida. Sempre con una punta di colla a caldo si avvolge su se stesso e si posiziona nella parte centrale del fiore. Con la caldo ha una presa molto rapida, quindi si consiglia di essere abbastanza veloci e cercare di essere precisi, anche perché la gomma piuma è molto fragile, qualora si dovesse sbagliare un'applicazione si strappa molto facilmente, però il risultato è davvero molto carino. Ecco qui, e abbiamo anche il nostro anemone. Semplicemente con le dita bisogna allargare questi pistilli. Passiamo ora alle palline e alle stelline e poi abbiamo terminato il nostro centrotavola. Ok, allora abbiamo tagliato delle stelline, prima con il cartoncino bianco, sempre con la Cameo, e poi per ogni stellina di cartoncino bianco queste stelline in pannolinci sempre bianco, dove andremo a fare l'applicazione del termo. Con la colla a caldo sul cartoncino posizioniamo prima da un lato e poi dall'altro la nostra stellina in pannolinci. Questo perché? Per dare più rigidità alla stella, che sarà una decorazione in discesa. Ok, quindi da un lato e poi dall'altro lato. Basta veramente una punta di colla a caldo perché tiene bene, però fatelo soprattutto sulle punte in modo che si tenga ferma e vada a coprire il cartoncino. Procedo anche con le altre stelline, ripeto, questo ci serve per dare più rigidità. Ecco le nostre stelline, e abbiamo fatto un taglio con il termo trasferibile di questo colore rosso. L'abbiamo tagliato con la Cameo. Adesso spellicoliamo, quindi toglieremo ossia il termo trasferibile in eccesso. Se il taglio è fatto bene non avremo problemi a spellicolare. Logicamente le scritte sono molto molto piccole considerando la dimensione della nostra stella, quindi saremo prudenti e cercheremo di fare con diciamo piano piano, molto delicatamente. Poi queste scritte saranno applicate sulla stella in pannolinci con ho una pressa, in alternativa a chi non ha una pressa, con il semplice ferro da stiro, che appunto il termo trasferibile è un materiale che si applica sul tessuto con trasferimento a caldo. Quindi ho pressa, ripeto, eccolo qui. Il taglio è stato perfetto, bisogna soltanto con l'uncino togliere le parti interne. Più il disegno è piccolo, più si richiede attenzione, però lo ribadisco, se il taglio è fatto bene non ci sono difficoltà. Continuo questa operazione di togliere le parti interne affinché la scritta sia ben visibile
e precisa. E mentre si riscalda la nostra pasta, facciamo il taglio del vinile per l'applicazione sulle palline. Anche in questo caso utilizzeremo palline molto molto piccole, di un diametro di 2 centimetri, quindi sono delle applicazioni veramente minuscole, e una pallina che andrà alla base del centro tavola di un diametro di 6 centimetri, quindi anche in questo caso l'applicazione è abbastanza piccola. Facciamo lavorare la camea e nel frattempo utilizzeremo la pressa per definire le nostre stelle. Ecco il taglio di vinile. Come potete vedere, le scritte sono veramente minuscole. Sempre con il nostro uncino andiamo a spellicolare. Idem per il come per il termotrasferibile. Se il taglio è stato fatto da bene, non avremo problemi a spellicolare e verranno parti veramente minuscole, come questo angioletto con l'astro. Eccolo qui, guardate, basta spellicolare le parti interne, utilizzando l'application tape andremo a decorare la pallina. C'è la scritta Joy su una delle palline e andremo a seguire per le altre. Una. Lavo sempre application tape, ossia pellicola adesiva trasparente. Andremo a formare in tal modo la scritta Joy. Adesso tutti gli elementi che abbiamo realizzato manualmente li andremo ad assemblare. Cominciamo su questa base di spugna da fioristi, metteremo i 2 stelle di Natale di Pannolinci. Mettiamo in modo diagonale su un'altra parte, andremo a mettere l'anemone, attenzione ai fili lasciati dalla colla a caldo, e poi andremo ad inserire altri elementi, ad esempio le pignette che sono naturali, le abbiamo prese proprio in campagna, le abbiamo semplicemente inserite dei glitter, pitturate con la pittura acrilica bianca, colla vinilica e glitter bianchi, e abbiamo avuto questo bellissimo effetto. Altri elementi decorativi a piacimento, io inserisco queste palline. Il verde della base della spugna, ricordatevi, deve essere coperto, quindi non ci deve essere, non si deve vedere. Bene, avremo anche la pallina decorata con il vinile. Ecco qui. Qui mettiamo la nostra pigna. Ecco la nostra pallina. Questa è una pallina, ripeto, da 6 centimetri di diametro. Andando a completare la base del centro tavola. Utilizzo all'occasione questo filo zincato specifico per chi lavora i fiori.
Una volta finito la parte in alto, ripeto, per non si deve vedere la spugna verde, quindi si metteranno tutte le decorazioni in modo tale che la spugna non si veda. Un'altra cosa importante, questo da un punto di vista estetico, tutto ciò che c'è alla base, come decorazioni tipo queste, dovrebbero essere riprese nella parte in alto per dare uniformità e continuità al lavoro. Ecco, dopo aver inserito tutti gli elementi, abbiamo completato il nostro centro tavola. Ed eccolo qui. Bene, il mio tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto e alla prossima!